In questa visualizzazione microscopica sul backsheet respirabile, Mira Air, vengono depositati principi assorbiodori e antimicrobici, quali la propoli, la cui principale fonte, che come sappiamo è costituita da materiali resinosi raccolti dalle api sulle gemme, risiede proprio nella grande ricchezza di flavonoidi, che assicurano alla propoli gran parte delle loro proprietà antimicrobiche e antifungine. Le nanoparticelle d'argento, le cui proprietà purificanti sono note sin dai tempi degli egiziani, e che viene utilizzato oggigiorno in medicina come antimicrobico in varie applicazioni, quali ad esempio il trattamento delle infezioni degli occhi dei neonati. Addentrandoci nel dettaglio del film bioattivo così strutturato, la respirabilità favorisce il passaggio del vapore acqueo, permettendo alla pelle dell'utilizzatore di respirare e garantendo allo stesso tempo una barriera al passaggio dei fluidi organici. Nel contempo, il principio antibatterico depositato sul backsheet viene attivato al momento del rilascio dei fluidi organici dell'utilizzatore, quali urina, mestruazioni o sudore. Quando il fluido organico viene a contatto con il deposito, le sostanze assorbiodore, principalmente zeoliti micronizzate, funzionano come spugne, inglobando l'odore all'interno e impedendone la diffusione. Nel contempo, le sostanze antibatteriche si liberano, combattendo la proliferazione dei batteri e dei funghi. La quantità di materiale attivato è proporzionale alla quantità di fluido organico attivante ed è dinamico. Le analisi effettuate dal laboratorio di olfattometria dinamica mediante confronto di un prodotto con MiraClean e uno tradizionale mostra un'efficacia di abbattimento dell'odore all'urina del 65% dopo mezz'ora. E del 43% dopo un'ora. L'analisi, conforme alla norma UNI EN 13725/2004, mostra un margine fino alle 3 ore, passate le quali il sistema si satura e la differenza viene meno. La stessa analisi, utilizzando fluido mestruale, ha portato a risultati altrettanto sorprendenti, con un abbattimento del 42% dopo 2 ore dal deposito. A dimostrazione che l'utilizzatore viene tutelato da problemi di imbarazzo per un tempo sufficiente alle normali tempistiche di cambio dell'assorbente. Seguendo la metodologia giapponese JIS
ZZ2801-2000 sono state eseguite alcune prove per accertare la capacità della pellicola antimicrobica a contrastare la proliferazione dei batteri e dei funghi più diffusi nei prodotti per l'igiene intima Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa. Con risultati di abbattimento dell'ordine del 90% di contrasto dopo 24 ore dall'inoculo. L'ottima riuscita degli studi e delle analisi compiute in questa come in altre occasioni hanno segnato in modo evidente il mercato e il nostro business. E l'emozione della ricerca continua per raggiungere un orizzonte più impegnativo.